senza Green Pass voleva entrare alla festa. I vigili lo allontanano sotto gli occhi di moglie e figli. Fa discutere un video girato a Colico. Il sindaco difende gli agenti. Era un provocatore. Chiusi dalla questura due bar a Lecco e Olginate. Nel primo vendevano alcolici ai minorenni, il secondo è stato teatro di scontri violenti, firmati anche tre DASPO per le risse di giugno. Mentre infervorano le polemiche per il raduno annullato, un medico milanese ha ideato e prodotto un documentario sui 100 anni della Moto Guzzi, un tributo ai fondatori, tre eroi. Buonasera e bentrovati con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. Fa discutere un video girato nei giorni scorsi a Colico. Un turista senza Green Pass vuole partecipare alla festa e rifiuta di fornire le generalità ai vigili. Sotto gli occhi di moglie e figli viene allontanato dagli agenti, manette alla mano. Il sindaco era chiaramente un provocatore. Sentiamo. Una sera d'estate al Palalegnone di Colico c'è una festa, la band sul palco suona, ma per entrare serve il Green Pass. Un turista insiste insieme alla famiglia: posso entrare perché ho il tampone. Agli agenti di polizia locale, che gli spiegano più volte che non può e chiedono le generalità, risponde con veemenza. Sotto gli occhi dei figli, che piangono disperati, un vigile, manette alla mano, lo immobilizza e lo porta via fra le proteste e le minacce di denuncia. È il contenuto di un video registrato lo scorso venerdì nel centro dell'Alto Lago, che sta spopolando sui social. Lo ha girato la moglie del signore protagonista, spiega Monica Gilardi, sindaco di Colico. È un turista italiano ma residente in Germania. Il vigile che lo allontana è il nostro comandante. Il video sta facendo discutere e non poco. Io non ero presente, prosegue il primo cittadino. Ma quel filmato riporta una versione parziale. Alla festa non si poteva entrare senza Green Pass. Il turista sosteneva di aver fatto un tampone, ma non ha mostrato nulla e si è rifiutato più volte di fornire le proprie generalità a un pubblico ufficiale. Il sindaco rinnova dunque la propria fiducia totale al comandante di polizia locale, bersaglio di critiche per l'atteggiamento nei confronti del turista riottoso. Ha fatto quel che doveva, conclude, e non ho alcun dubbio su dove stia la ragione. A Colico si sono tenute decine di eventi, anche a seguito dell'entrata in vigore della normativa sul Green Pass. Questo episodio è l'unico avvenuto e chiaramente si trattava di una provocazione. Il turista infatti è stato denunciato, ha fornito diverse generalità palesemente false, aggiunge il comandante Edoardo De Cesare, e si è rifiutato in più occasioni di mostrare i suoi documenti. Il Green Pass non c'entra nulla, ho agito secondo quanto è consentito dalla legge. Guarda qua che mi sta facendo! La cronaca: 3 DASPO urbano e 2 bar chiusi. Questi provvedimenti decisi dal questore di Lecco. In particolare, al termine degli approfondimenti condotti dalla divisione anticrimine, a seguito della rissa avvenuta in piazza Cermenati lo scorso 19 giugno, è stato emesso il divieto di accesso ed avvicinamento ad un esercizio pubblico del Lungolago per 3 persone. Si tratta di 2 cittadini albanesi e un italiano, che dovranno rispettare il divieto per i prossimi 6 mesi. Il questore ha inoltre deciso la chiusura per 3 giorni di un bar in piazza Diaz a Lecco e di un altro ad Olginate sul Lungolago Martiri della Liberazione. A seguito di controlli dei carabinieri, infatti, è emerso che nel locale di Lecco sono state somministrate sostanze alcoliche a minorenni e che nei pressi del bar di Olginate è avvenuta una violenta rissa che ha coinvolto alcuni pregiudicati, abituali frequentatori del posto. Mario Draghi e altri illustri ospiti attesi a Villa Monastero per il 66esimo convegno degli studi amministrativi dal 16 al 18 settembre. Temi di questa edizione: transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale. Sarà Mario Draghi ad aprire il 66esimo convegno di studi amministrativi di Varenna. Dopo un anno di stop causa Covid, dal 16 al 18 settembre Villa Monastero torna ad ospitare relatori di caratura internazionale. Titolo di questa edizione: transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale. Gli ospiti dibatteranno su un tema quanto mai attuale, dice Claudio Usuelli, presidente della provincia di Lecco, ente organizzatore del convegno insieme alla Corte dei Conti, e prosegue: dopo il particolare periodo storico che ha caratterizzato la vita del
paese e segnato profondamente la quotidianità dei cittadini, ci si aspettano dalla pubblica amministrazione azioni concrete per un futuro all'insegna della ripresa e della speranza. Dopo l'apertura del Presidente del Consiglio e l'intervento del governatore lombardo Attilio Fontana, il Presidente della Corte dei Conti Guido Carlino introduce i lavori e presenta l'intervento del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. È appunto la transizione ecologica la protagonista della prima giornata, in particolare sviluppo sostenibile nelle dimensioni economica, sociale e ambientale. A trattare l'argomento Giancarlo Coraggio, Presidente della Corte Costituzionale. Nella seconda giornata, introdotta da Vittorio Colao, Ministro per l'Innovazione Tecnologica, Pietro Curzio, primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, tratta di transizione digitale. Nel pomeriggio apre la sessione sull'inclusione sociale Elena Bonetti, Ministro delle Pari Opportunità e Famiglia. Intervengono Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato, e Daniele Franco, Ministro dell'Economia e Finanze. Sabato 18 il programma prevede gli interventi di Giancarlo Giorgetti, Ministro allo Sviluppo Economico, e di Roberto Garofoli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A chiudere questa edizione la tavola rotonda sull'economia circolare, con rappresentanti del territorio, delle imprese e delle istituzioni. Ladri di biciclette. Da qualche tempo a Mandello si verificano furti di biciclette in box garage. I carabinieri hanno intensificato i controlli e ieri notte hanno sorpreso i responsabili. Un ventenne ucraino è stato arrestato dai militari mentre usciva da un garage forzato con due biciclette del valore di 10.000 euro. Ora si trova in carcere, denunciati anche due complici connazionali rintracciati dai militari nei paraggi. Le due bici sono state restituite ai proprietari. Nel giro di una settimana il comune di Lecco riceve finanziamenti per quasi 2 milioni di euro, denaro devoluto a tre importanti progetti. Primo e più oneroso, quello per il torrente Bione. Vediamo. Finanziamenti per quasi 2 milioni di euro per tre progetti importanti promossi dal comune di Lecco. Il più oneroso riguarda il torrente Bione. Bisogna recuperarne le sponde e combattere l'inquinamento delle acque. L'intervento è strategico, commenta Renata Zuffi, assessore all'ambiente del comune di Lecco, per dare inizio a un recupero certamente non di breve periodo, ma sicuramente rilevante a livello di sostenibilità. La rinaturalizzazione della foce porterà alla valorizzazione di un'area davvero meravigliosa che diventerà un oasi naturale aperta al pubblico. L'area del Bione, prossima al parco Adda Nord, costituirà un paesaggio attrattivo importante che renderà il nuovo waterfront ancora più interessante e significativo per tutti i cittadini lecchesi e per una vocazione turistica veramente green. È Regione Lombardia a credere nel progetto, che assegna 1.500.000 euro per il torrente reso celebre dai Promessi Sposi. 350.000 euro arrivano invece dal Dipartimento per le politiche antidroga, denaro che sarà impiegato per contrastare le emergenze e incidenti stradali attraverso politiche di prevenzione con attenzione al consumo di alcol e droghe. E la parola chiave è sostenibilità anche per il piano a favore dell'imprenditoria giovanile. Si chiama Progetto Eco Economia di Comunità, 25.000 euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo per realizzarlo. Una settimana di risultati concreti per il comune di Lecco, commenta il sindaco Mauro Gattinoni. Questi sono i primi effetti dell'attuazione della progettazione integrata. Non ce l'ha fatta Emilio Bollis, fotografo calolziese di 63 anni, deceduto nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un infarto. L'uomo si era recato come ogni mattina nel suo negozio di Corso Europa il ritratto. Ad accorgersi del malore del fotografo, un cliente che ha immediatamente avvertito i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari hanno tentato di rianimarlo e lo hanno trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Lecco. Anche l'eliambulanza si è mossa per tentare di salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Bollis si è spento intorno alle 13 al Manzoni. In occasione del centenario, un documentario sulla storia della Moto Guzzi. Si intitola Il coraggio di andare oltre e racconta la voglia di lasciarsi alle spalle la grande guerra in nome di un'idea. La proiezione è oggi alle 21 alla Tendostruttura di Barzio, ingresso gratuito con Green Pass.
Un bel regalo di compleanno per Moto Guzzi. In occasione del suo centenario, un documentario in proiezione questa sera a Barzio racconta l'Aquila di Mandello. La voce di Enzo Giraldo, con la partecipazione di Davide Van de Sfros, in 75 minuti ripercorre la storia dell'azienda da prima della sua fondazione. Sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale, tre amici aviatori si incontrarono e fu sul terreno, arso dalle bombe, che riuscì a germogliare l'idea. Coraggio di andare oltre, come mai questo titolo? Il coraggio di andare oltre oggi alle nostre paure, alle nostre incertezze, alle nostre insicurezze. Quindi andare oltre tutto ciò perché la vita è quello che ci impone. È molto attuale proprio perché stiamo vivendo un momento dove la paura prevale su tutto, ma come sempre l'uomo ha trovato poi le strategie per superare le difficoltà. Quindi andare oltre tutto ciò e avere ancora il coraggio di fare, di esserci e di partecipare alla vita tutti insieme. Il fine è un fine solo culturale? Assolutamente, la finalità è culturale, proprio perché andiamo a raccontare una storia fantastica, italiana, di un secolo, che insegna a tutti noi a trovare le soluzioni nelle difficoltà della nostra vita, e per cui poteva essere solo una cosa gratuita. Tra l'altro è il compimento del sogno della mia vita, per cui non c'era nessun motivo di ricavarci nulla. Ci racconti proprio questa storia, in che senso il compimento del sogno della sua vita, come nasce questa idea? Come sempre è qualcuno che ha buttato un semino e questi semini derivano sempre dalla famiglia. Nonno aviatore, partecipanti in questa storia erano aviatori, nonno che diventa possessore di una moto Guzzi col sidecar negli anni 20 e nonno che quando ero un bambinetto mi racconta le storie fantastiche di questa moto, e da lì il semino ha preso radici ed è diventato una pianta, poi la pianta è diventato un albero. Questa era l'ultima notizia, io vi ricordo che potete rivedere i nostri servizi sul sito teleunica.com e seguirci sui nostri canali social. Vi auguro una buona serata e un buon weekend.